Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video. Bene, oggi video diverso dal solito. Mi vedete truccata ma con i capelli non fatti, semplicemente perché oggi è un video dedicato proprio all'acconciatura, ma ad un'acconciatura realizzata con il mio nuovo ferro della Roventa, il For Elite Model Look. Ve lo faccio vedere meglio. Allora, ho scelto questo ferro perché innanzitutto il mio ferro a ricciacapelli dopo ben 8 anni mi ha abbandonata. Purtroppo si è danneggiato il cavo di alimentazione, quindi l'ho cestinato e ho scelto tra tanti ferri questo della Roventa. Ero indecisa tra altri due, ma alla fine ho scelto questo semplicemente perché uno ha praticamente il ferro è in ceramica, quindi rilascia gradualmente il calore senza andare a danneggiare i capelli, ma allo stesso tempo effettua uno styling perfetto, perché dovete sapere che io ho i capelli lisci. Adesso, come potete vedere, ho fatto lo shampoo questa mattina e ho asciugato i capelli senza neanche fare una piega, perché altrimenti poi i miei capelli non reggono, perché tendono ad essere lisci, leggermente mossi nella parte finale. Quindi io comunque non devo trattare i capelli prima di fare un qualsiasi styling o per arricciarli o magari qualche altro genere di acconciatura, perché altrimenti poi i capelli non mi reggono. Diciamo, questo è il mio caso, naturalmente. Poi ognuno di voi conosce i propri capelli e sa come muoversi. Allora, quindi io ho fatto semplicemente lo shampoo proprio perché a breve dovrò uscire, ma voglio prima provare il ferro insieme a voi e creare questa acconciatura di capelli mossi ricci. Insomma, vi dicevo che comunque ho scelto questo maggiormente perché ha il ferro in ceramica e quindi rilascia gradualmente il calore, che sapete io poi ho un capello talmente fino che tende a rovinarsi proprio facilmente e quindi devo cercare tutti strumenti, apparecchi che non mi vanno a peggiorare la situazione dei capelli, anche se io cerco di curarli al meglio. Ok, non mi dilungo in chiacchiere. Ah, un'altra cosa. Questo io l'ho acquistato tanto per cambiare su Amazon, vi lascio il link se qualora siete interessati. Io l'ho preso che era in offerta, attualmente ho controllato oggi, ancora è in offerta. Quindi, se qualcuno di voi lo vuole acquistare, vi lascio il link in descrizione. Allora, eccolo qua, questo è il ferro, come potete vedere, in ceramica. Diciamo, la punta è da 16 mm, perché io quello che avevo era da 16 mm e mi va bene la dimensione del riccio del mosso che crea. Poi dipende sempre come arricciate il capello, perché se i capelli li arricciate in via stretta il riccio viene più stretto, se lasciate più spazio rimane un capello più mosso. Quindi questo ve lo dovete anche un attimo gestire voi. Quindi questa è l'arricciacapelli in ceramica, logicamente on off per accensione. Per l'accensione arriva a una temperatura di 180 gradi, quindi appena si accende la lucina, questo perché ho già letto le istruzioni e possiamo procedere direttamente con lo styling. Quindi io adesso, poi un'altra cosa bella che ho notato, che proprio viene puntualizzato la lunghezza del cavo di alimentazione, che è più lungo del previsto. Quell'altro che avevo non era lungo così. E tu dici: Federica, vai a vedere anche il cavo di alimentazione. Io sì, perché io quando sono in bagno davanti allo specchio a farmi i capelli mi muovo a destra e a sinistra e ho una lunghezza del cavo molto ampia. Ottimo. Allora, qui ho una prolunga, qui adesso lo accendo. Zac, perfetto. Adesso lo accendo. Ecco qua, la lucina si è accesa. Perfetto. Adesso do una spazzolata ai capelli. Io qui davanti allo specchio, scusate se guardo in basso, una piccola spazzolata ai capelli e iniziamo subito a fare
lo styling, l'acconciatura. Allora, vado a prendere innanzitutto la parte superiore per iniziare dalle ciocche, quelle inferiori. Il trucco comunque, ragazze, è prendere piccole ciocchette, così ad esempio, poi io vado a girare tutto quanto i capelli sul ferro, lasciarlo circa 10 secondi, cioè io, ragazze, lo sento già bello caldo, eh? È andato subito in temperatura, quindi diciamo lascio i capelli così. Poi non so voi che cosa utilizzate, di solito mettete la spuna, mettete qualche prodotto che vi aiuta a magari umidirli per poter procedere allo styling. I capelli non necessitano di essere bagnati per poterli poi andare a modellare, quindi diciamo io mi trovo bene così. Poi ecco, liberate con la pinza ed ecco qua il riccio. Adesso lo facciamo un attimino raffreddare, i capelli non vanno aperti subito, perché se poi voi li aprite subito, almeno nel mio caso, io ho notato nel corso degli anni che non mi durano poi, a me lo styling non mi dura proprio, quindi devo lasciarli un po' raffreddare e poi andarli a aprire piano piano. Quindi io direi continuo a procedere e con le ciocchette fino ad arrivare a tutto il giro. Un'altra cosa che ho notato, diciamo, adesso che sto facendo i capelli, che i capelli quando vengono poi rilasciati dopo il modellamento sono molto lucidi, cioè quindi questo sicuramente è l'effetto della ceramica. Adesso sciolgo la parte superiore, ecco qua. E ok, ho sciolto la parte superiore, andiamo a fare le altre ciocche. Ragazzi, mezza faccia liscia, mezza riccia. E comunque vi devo dire che è anche un ferro sicuro, perché qui è freddo, non rischiate di andarvi a scottare, quindi state tranquille che non vi dà nessun tipo di problema. Adesso iniziamo l'altra metà.
Allora, direi che abbiamo completato i boccoli, come potete vedere, eccoli qua. Sono riuscita, diciamo, a fare tutta la capigliatura. Adesso li vado leggermente ad aprire con la mano, non vado a spazzolarli, li apro leggermente con la mano per dare un tocco più naturale. Ed ecco qua ragazzi, la mia acconciatura è stata realizzata veramente nel giro di 10 minuti con appunto il mio nuovo ferro della Roventa. E allora è un ferro che vi consiglio, mi è piaciuto moltissimo, leggero, maneggevole. Alla rotazione del cavo a 360 gradi, la ceramica fa un bel capello lucido, luminoso, e quindi mi piace come ha modellato i miei capelli. Adesso magari vi faccio vedere, andiamo un attimo di là in camera da letto, faccio una ripresa davanti alla finestra per farvi vedere un po' di più la luminosità dei capelli. E niente ragazze, cioè per cambiare, comunque ragazze, se uno ogni tanto vuole cambiare look, non vedersi sempre allo stesso modo, con pochi soldi prendete comunque un ferro di qualità, che vi consiglio, e vedete diverse con un look, diciamo, molto carino, molto chic. E niente, sono felice di... Fatemi sapere voi che ferro utilizzate, se appunto utilizzate i ferri a riccia capelli oppure li lisciate solamente. Non so, scrivetemi che tipo di capello avete e che tipo di acconciatura preferite e quella che vi vedete meglio, e se anche voi ogni tanto vi piace cambiare stile, vi piace cambiare look. Niente ragazzi, io spero che vi abbia tenuto compagnia, vi abbia dato un consiglio per la cura dei nostri capelli, per avere delle acconciature, diciamo, diverse dal solito. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.